tutti Strombodi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestione e oggi siamo ritornati con il secondo episodio di Time Princess. Lo scorso episodio abbiamo iniziato un attimino a vedere in che cosa consiste, anche perché io non l'avevo mai giocato e io non ho idea di come funzioni, e sembra un gioco davvero fighissimo, poi secondo me con grafiche anche spettacolari, cioè io non mi aspettavo, pensavo che le pubblicità fossero un attimino scam e invece sembra proprio che non lo siano. Eravamo con la storia di Maria Antonietta e direi che possiamo anche continuarla. Gabriella, allora, cara mia regina, dall'ultima volta che ci siamo salutati non vedevo l'ora di rivederti. Le cose non sono più quelle di una volta, non posso più farti compagnia per tutto il giorno. Madame Degnaud è una signora molto responsabile, ma io non riesco a smettere di preoccuparmi per te. O ci ha dato un qualche presento. Ok, superbo, elegante, va bene. Ok, perfetto. E andiamo nella storia. Già perso abbastanza tempo, sì, va bene. E i nostri eroi sono tornati dal nuovo mondo per un grande festival. Chi incontrerò durante i festeggiamenti? Succederà qualcosa di interessante? Direi di iniziare. La gioia tipica delle feste riempie la regina di Versailles il giorno del banchetto. Mia cara, sono qui per vestirvi. La vostra bellezza e le mie capacità vi renderanno la gemma del ballo. Fersen, l'uomo più affascinante di Versailles, rimarrà sbalordito. Ma che dico, tutti impazziranno per voi. Colpita dal suo entusiasmo, comincio a immaginare di essere al centro dell'attenzione. Quanto tu di te, Leonard, fai la tua magia. Avete dimenticato con chi state parlando? Maestà, è il mio dovere. Mettete l'abito che ho disegnato per voi. La vostra bellezza andrà oltre ogni immaginazione. Vediamo l'abito, vediamo l'abito. Ma sono delle scarpe, però sono bellissime. Allora, io direi che siamo pronti così. Dice, vestita malissimo, non vi preoccupate, va bene così. Allora, ho fatto bene a non fare il vestito nero l'altra volta, perché questo qui è ha i tag perfetti comunque. Perfetto, continuiamo. Allora, santo cielo, ruberete il cuore di ogni gentiluomo. Scommetto che potreste anche catturare l'uomo di ogni signora francese desidera. Che ogni signora francese, ok. E non sto parlando di Fersen. Leonard esagera, ma ora sono curiosa. Se non è Fersen, allora chi è? Esercita così tanto potere sulle signore di Versailles, tipo il re? Sì, mia cara, parlo del marchese della Fayette, naturalmente. È severo, ma il suo aspetto, il suo stato, il suo talento, parola mia. Perché ridete? È un uomo misterioso ed è per questo che attira così tanto l'attenzione. La Fayette non sarebbe la Fayette se smettesse di essere severo. Dopo un attimo Leonardo ride con me. Oh mia cara, come passa il tempo, dovreste andare ora. Che tutta Versailles vede la mia bellissima regina e il suo stile. Ok. Nella grande sala dei banchetti tutti ballano con grazia, vino e profumi e musica elegante conferiscono alla sala un'atmosfera paradisiaca. Tutti si girano a guardarmi, esclamazioni, lodi, sussulti, l'attenzione incredibilmente lusinghiera. Improvvisamente capisco perché Maria partecipa a tali balli. È inebriante e non mi sono mai divertita tanto in vita mia. Maria, sei diventata ancora più bella dall'ultima volta che ti ho vista. Fersen, sei proprio tu? Sì, vostra maestà, sono cambiato così tanto che non mi riconosci più. Mi fa l'occhiolino malizioso, questo è il Fersen che conosco. I gesti sono eleganti, lo sguardo è più maturo. Non ha smesso di essere sfacciato quando è con me, ma e mi guarda ancora allo stesso modo, con profonda passione. È solo che è passato così tanto tempo, ho bisogno di un momento per abituarmi. È colpa mia, sono stato via così a lungo. Maria, ti ricordi quando ci siamo incontrati per la prima volta? Io, certo che mi ricordo. I ricordi di quella notte mi tornano in mente, il cuore di Maria batte forte, proprio come il mio sta correndo in questo momento, sono inesorabilmente attirata. Da lui, ovviamente. Indossavamo entrambi delle maschere, ma eravamo irremediabilmente attratti l'uno dall'altro. Mi hai tolto la maschera in quel momento, finalmente creduto nel destino. Vuoi ballare come mia principessa, come la sera che ci siamo conosciuti? Io c'entro un busto improvviso nell'angolo, mi giro a guardare. Dopo una breve zuffa, un ufficiale viene spinto fuori dalla folla e portato all'aperto. What? E chi sarebbe questo? Chi è? La Fayette? La Fayette, vostra maestà, posso avere questo ballo?
Per tutti questi anni mi sono chiesto se il mio ritorno avrei trovato qualche rivale, e sorprendentemente il mio compagno d'armi ora è ora uno di loro. È una richiesta educata, Fersen, sei tu che non dovresti essere qui, visto il tuo status, dovresti stare lontano dalla regina. Questa conversazione non porta da nessuna parte, sei dolorosamente ottuso, come sempre, Lafayette. È esasperante. Vostra maestà, vi prego di scegliere il vostro fortunato compagno di ballo. Aiuto, guardando le loro due mani tese, finalmente prendo una decisione. Vi prego, ditemi che ce n'è una di mezzo. No! Però io scelgo Fersen, Lafayette non mi piace. E poi... c'ha i capelli bianchi. Non mi piacciono quelli con i capelli bianchi così. Quando prendo la mano di Fersen, i suoi occhi brillano come diamanti, così magnetici che è difficile distogliere lo sguardo. Maria, lo sapevo che avresti scelto me. Che possiate avere un piacevole ballo. Almeno fa il signore, insomma, lo va a picchiare, non fa offeso. So che non mi ascolterai, ma ti avverto di mantenere le distanze, Fersen. Fersen borbotta una risposta, ma non guarda affatto Lafayette. È troppo impegnato a guardarmi con passione. Durante la guerra mi chiedevo cosa saremmo diventati se non me ne fossi andato. Mi chiedevo se un altro uomo ti teneva compagnia, se mi aveva sostituito nella tua vita, se il tuo sorriso apparteneva a qualcun altro. Quando pensavo a queste cose desideravo di poter volare di nuovo al tuo fianco, ma non ti merito. Ho ascoltato il richiamo della guerra e della gloria, ho ignorato la tua riluttanza e ti ho lasciata. Ma ci sei riuscito, hai realizzato il tuo sogno, ne è valsa la pena, no? Ne è valsa la pena? So solo che il dolore della tua mancanza supera la gloria che ho ottenuto. È stato solo dopo che me ne sono andato che ho capito. Non solo avevo bisogno di trovare il mio valore, ma avevo anche bisogno di una compagna per tutta la vita. Ma lo sa che è sposata, tipo, non è che lo può lasciare il re. Di cui mi importasse veramente. E quella persona sei tu, all'epoca non me ne rendevo conto e scelsi perfino di lasciarti. Che stupido sono stato. La punizione di Dio per non aver ascoltato il mio vero desiderio è stata davvero terribile. Stordita, guardo il suo volto addolorato, il mio cuore batte forte. Questo mondo da sogno diventa sempre più chiaro, d'ora in poi è come se Maria e io fossimo una cosa sola. Non è troppo tardi, vero? Sei tornato sano e salvo e ci siamo incontrati di nuovo e ora stiamo ballando insieme. Se la guerra si fosse protratta per qualche anno ancora, forse mi avresti dimenticato, sono ancora importante per te. Sei più maturo ora, più raffinato, più affascinante. E io non sono più la stessa. Le persone possono cambiare, ma il loro cuore non. Nel momento in cui ho passato gli occhi su di te, ho capito che eri ancora la mia principessa. Non importa quanto tu possa cambiare, il mio cuore sarà tuo fino al mio ultimo respiro. Ma molto carino, ma io mi era sfuggita questa dinamica, non so se è vero. Io sono quella che vedo riflessa nei suoi occhi, o Maria, o forse il passato. Quanto desidero gettarmi nelle sue braccia, cerco di analizzare i miei sentimenti nei suoi confronti, ma la mia mente è in subbuglio. Ok. Tutto è sfocato per il resto della notte, tranne Fersa nei suoi occhi ipnotizzanti. Ok, così. Ok. Ottenuto di capi d'abbiamento. Semplice e nobile. Ok. Ho ottenuto anche un abito da contadina. Bene. Tutto ok? Boh, a me sto gioco piace un sacco. Ci ho giocato molto poco, ma mi sta piacendo un sacco. Oh, ok, abbiamo fatto un altro mini capitolo. Reclamiamo queste cose, insomma. Ah, ok, posso reclamare anche questi. Ok. Perfetto. Ora dobbiamo andare al livello 5, penso. Comunque i livelli non vanno di pari passi con i cose perché noi non abbiamo ancora sbloccato il livello 4 che invece abbiamo appena concluso. Andiamo al coso 5. Imo. Allora, all'alba Gabriella mi sveglia in fretta e furia, molto preoccupata, è successo qualcosa. Vostra maestà, il re desidera vedervi, ma solo dopo una settimana, così all'improvviso c'è qualcosa che non va? Qualcosa che riguarda una collana. Ricordo una collana di Mohomer che si sappia di già. Le cose belle attirano sciagure, percepisco una sorta di presagio, il viso di Gabriele impallidisce, si è appena ricordata la stessa cosa. Pensi che sia quella collana? Sono preoccupata, Maria, ma mica l'hai comprata, mi sono rifiutata di comprare quella collana, quindi non dovrebbe esserci alcun problema, non preoccuparti. Sono passati solo pochi giorni, come l'ha saputo il re? Non ha senso fare congetture, mi affretterò ad andare dal re, non dovrei farlo aspettare. Dovrei prima rendermi presentabile, ok? Ok, dai. Dai, che voglio farmi gli outfit. Ok, superbo elegante. E niente, poi per il resto direi che siamo pronti.
direi che può andare, anche perché non è che abbiamo tantissimi vestiti, quindi continuiamo. Ok. Comunque lei ha un bellissimo abito, eh. Se è così elegante e formale in questo vestito, perfetto. È solo lo stesso che uso da una settimana, però va bene così. Non importa quale sia il problema, sono sicura che l'umore di Sua Maestà migliorerà vedendoti. Grazie per esserti preoccupata per me, Gabriella, andiamo. Cos'è questo disegnino imbarazzante? Il re, Madame Adelaide e Lafayette sono nello studio, con un'espressione funebre. L'atmosfera è così tesa che faccio fatica a respirare. Gabriella è terrorizzata, la stringo la mano per consolarla, poi faccio un passo e mi inchino al re. Saluti, vostra maestà, posso sapere perché mi avete mandato a chiamare? Ho sentito che hai acquistato un oggetto estremamente costoso. Il re sembra esitante e pensieroso. Sembra incerto su cosa dire, c'è un'improvvisa risata gelida. Perché esitate, vostra maestà? Ricorda alla regina che mio padre ha commissionato la collana a Madame du Barry e che ora lei ha chiesto di acquistarla per sé. 1.600.000 livre. Sono anni di spese di palazzo, certo non esitate a coccolarvi, vostra maestà. Non ho comprato quella collana, deve trattarsi di un malinteso. E allora perché Bohemer ha detto che l'avete fatto? Un popolano avrebbe il coraggio di incastrare la regina e i pettegolezzi? Come li spiegate? Pettegolezzi? Quali pettegolezzi? Il re cerca di parlare, ma sospira soltanto. Dopo qualche riflessione, Lafayette rompe il silenzio. Vostra maestà, il popolo dice che avete ignorato le condizioni del tesoro reale e avete accumulato enormi debiti per comprarla. La notizia si è diffusa abbastanza rapidamente. Se avete davvero indebitato il palazzo, la vostra reputazione, così come quella reale, non potranno essere risanate in fretta, aiuto. Vogliamo sentire la verità da voi prima di decidere come gestire la questione. Quello che dico e quello che ho fatto è sempre stato oggetto di pettegolezzi, ma anche la vista di un mercante può generare discorsi vili, insomma. Giuro sulla mia cara mamma che non ho comprato quella collana, vostra maestà, vi prego di credermi. Anche perché, insomma, risulterebbe fra le spese. Insomma, ci dovrebbe essere. Cioè, dovrebbero venire a mancare così tanti soldi, uno se ne dovrebbe accorgere, insomma. Tutti mi fissano. La preoccupazione di Gabrielle, il dubbio del re, il dubbio della Fayette, il disprezzo di Adelaide, li vedo tutti. Registrando, sì. Nella stanza c'è un silenzio di tomba, mentre sto per disperare e a rinunciare a difendermi, Gabriella le parla. Sua maestà non ha comprato la collana, lo giuro. Stringe i pugni come se cercasse di non tremare. La sua voce è gentile come al solito, ma percepisco determinazione nel suo tono. Duchessa di Polignac, tutti nel palazzo sanno che siete la sua più cara amica, come vi aspetta che creda? Si aspetta che vi creda. Voglio dire, allora lì quando Boehmer ha mostrato la collana, giuro sul nome della mia famiglia, la regina l'ha rifiutata. Una volta distrutta la reputazione della famiglia reale, anche se si dovesse sacrificare tutta la famiglia, non sotterrebbe nulla. Io so che le mie azioni precedenti hanno dato alla gente motivo di dubitare di me, ma Gabrielle non ha fatto nulla di male. Ho un cuore d'oro, non fatele del male. Tutti mi guardano di nuovo con stupore, Lafayette fa un passo davanti. Non importa quali siano state le azioni passate dalla regina, dobbiamo sapere la verità su questa questione. Naturalmente, continuate, Lafayette. Ora che il pettegolezzo si è diffuso, mentire non farebbe che peggiorare le cose, sono sicura che la regina lo capisce. Pertanto penso che la regina stia dicendo la verità in merito all'acquisto della collana. Ho scelto di crederle. Le parole di Gabriella e Lafayette sembrano aver rassicurato lei. Ora è il momento, devo difendermi e offrire un modo per riconquistare la fiducia del mio popolo. Ok. No, io direi sostengo innocenza e offro una donazione, cioè. No. Mi vergogno delle cose che ho fatto in passato e non voglio commettere altri errori. La collana è davvero splendida, ma so che il suo prezzo equivale ad anni di spese di palazzo. Sono stata tentata, lo ammetto, ma sono consapevole del mio dovere verso il regno come regina. Non farei mai un acquisto così frivolo. Se ancora vi rifiutate di credermi, non c'è altro da dire. Vostra maestà non può. Questo coso cos'è? Basta così, la regina ha parlato e non ho motivo di dubitare di lei. Non avrei dovuto accusarti senza prove, deve essere doloroso per te, Maria. Grazie per la vostra fiducia, vostra maestà, insomma. Sono contenta che pensiate al benessere della famiglia reale e che stiate diventando più regina. Per quanto riguarda l'opinione sbagliata del popolo su questo argomento, troverò un modo per far remare le voci e riabilitare il tuo nome. Grazie, vostra maestà, sono contenta che mi crediate. Forse quel mercante ha cercato di ingannarci ed ha diffuso le voci per ingannare la reputazione della regina. Deve essere punita, vostra maestà. Scoprirò la verità. Lafayette, per favore, occupatevi delle indagini. È meglio che non trapelli nulla fuori dal palazzo. Sì, vostra maestà, farò del mio meglio.
Tuttavia non posso garantire che il povero crederà che si trattino solo di voci prive di fondamento. Regina compra sempre dei gioielli, quindi non c'è da stupirsi che sia successo. Adelaide mi sta attaccando di nuovo, vorrei rispondere, ma il re si schiarisce la gola. Zia, per favore, concedici un po' di privacy, così possiamo risolvere il problema. Se questo è il vostro desiderio, vostra maestà. Adelaide fa l'inchino, poi si gira per farmi un e fa scorrere un brivido lungo la schiena. C'entra qualcosa con tutta questa storia. Ma ha ragione, la vera Maria ha fatto tutte queste cose. Ora sono una regina e una regina ha un dovere verso il suo popolo. Cosa posso fare per conquistare la fiducia del popolo? Devo dimostrare di essere una buona regina. Mentre sono immersa nei miei pensieri, lo scintillio dello stemma del re mi cattura. Oh, ci sono! Vostra maestà, sono disposta a donare i miei gioielli per ricostruire i nostri fondi militari o per aiutare i poveri, qualunque cosa possa aiutare a risolvere il problema. Tutti mi guardano con incredulità. Sì, questo può tranquillizzare i nostri sudditi. Lafayette, cosa ne pensate? Il nostro obiettivo finale è quello di cambiare l'impressione che il popolo ha della casa reale. Approvo e vorrei esternare il mio più profondo rispetto per la determinazione della regina e il suo diverso atteggiamento. La famiglia reale e il popolo di Francia apprezzeranno il gesto della regina. Vostra maestà, è giusto che io faccia ammenda per i miei errori del passato. Spero solo che non sia troppo tardi. Potete usare i soldi per aiutare il popolo a acquistare una nave per la marina. Penso che entrambe le opzioni siano ugualmente buone. Maria, quale scegli? Aiutiamo il popolo. Ovviamente. Il popolo è insoddisfatto della famiglia reale, quindi cercheremo di placarlo. Molti soffrono il freddo e la fame perché non possono permettersi pane e legna da ardere. Userò i gioielli per aiutare i poveri a risolvere il problema alla radice. Ci tieni molto a loro, sono molto orgoglioso di te, mia regina. Distribuirò i fondi a tuo nome, questo sicuramente cambierà l'opinione che il popolo ha di te. La mia reputazione non è la cosa più importante, il sostegno del popolo alla famiglia reale invece lo è. Oh, finalmente, possiamo non farle tagliare la testa, forse. Torno nella mia stanza, mi sento inquieta per la discussione del mattino. Continuo a pensare a un quadro che ho visto in un libro di Maria Antonietta che viene portata al patibolo. Sento che le cose non si risolveranno così facilmente. Forse dovrei affrontare Bohemer e scoprire perché ha detto che ho comprato la collana. Probabilmente è solo un malinteso, non può essere così grave, vero? Forse ci sto pensando troppo, anche se sono sicura che Lafayette considererebbe di vagliare tutte le possibilità. Gabriele, andiamo subito. Oh, 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 vestito. Che carino però sto bracciale, semplice e nobile. Non vedo l'ora che ci sia un qualcosa per vestirti in modo semplice e nobile. Ok. Superbo ed elegante. Questo non so cosa sia. Semplice e nobile, va bene. Ok, livello 4. Allora, un attimo che andiamo a vedere che sfida riscattare per il livello 4. E poi facciamo l'ultimo pezzettino. Che dite? Facciamo 3 pezzettini a volte, insomma. Ora mi regolerò meglio, insomma. Gatto mat. Ok, va bene. Ah, questo cos'è? Un crescitino sulla ruota. Gioia mia. Topino tesoro. È un minigioco, sì, va bene. Ok, grazie, ma non mi interessa. Non mi interessava. Ok. Alcuni capi di abbigliamento. Non mi interessa comunque. Insomma, sembra che me la stia cavando abbastanza bene, quindi... Decisa ad andare fino in fondo, manda a prendere la carrozza per lasciare il palazzo in segreto con Gabrielle. Bene, ora devo solo travestirmi. Ho bisogno di qualcosa che mi permetta di muovermi liberamente e che non sia troppo appariscente. Puoi aiutarmi? Certo. Ok, vediamo i tag. Vi prego, semplice ed elegante, semplice ed elegante, semplice ed elegante, semplice e nobile. Ma non è stato granché, forse dovrei comprare altri vestiti, però non mi sembra nemmeno così orrendo come vestito, quindi dai, ce lo facciamo bastare. Si può continuare o tipo ci dicono che abbiamo fatto una figuraccia, come nella pubblicità? Spero di no.
Entro nel negozio di Mohammed, appena mi vede si precipita e mi accompagna rispettosamente nella sala riservata ai clienti importanti. Vostra maestà, che onore avervi nella mia umile bottega, cosa posso fare per voi oggi? Immagino che abbiate sentito le voci secondo cui ho accostato la collana di De Parry, che se sono proprio sicura di aver rifiutato la vostra offerta quel giorno. Ma Madame Adelaide ha mandato a dire che avevate cambiato idea. Madame Adelaide? C'era lei dietro a tutto questo? Bohemer cosa vi ha detto? Bohemer tace, sembra essersi reso conto di quanto sia grave la situazione. Bohemer, rispondete alla domanda di sua maestà. Sì, sì, Madame ha detto che la collana vi è piaciuta molto, ma che eravate preoccupata perché se aveste accettato di acquistarla subito il re l'avrebbe scoperto e quindi l'avete rifiutata. Ha aggiunto che sareste sicuramente tornata al mio negozio, quindi anche se l'avessi acquistata, perché tutte quelle maldicenze? Queste voci vi sono diffuse in tutto il paese e hanno danneggiato la mia reputazione. Maestà, quelle voci non hanno nulla a che fare con me, lo giuro, i commercianti come me devono tenere i segreti gli affari, non parliamo mai dei nostri clienti. Sicuro? Se osate mentire alla regina, conoscete le conseguenze. Certo, non dico altro che la verità. Gabrielli, io ci lanciamo uno sguardo di intesa, pensiamo che Bohemer dica la verità, ma senza prove non posso fare nulla per difendermi da Adelaide. Ha insultato Gabrielle davanti a me e ora questo, non capisco perché mi stia attaccando. Gabrielle, ho mai offeso Madame Adelaide, perché non le piaccio? No, non l'hai fatto, non è colpa tua, Maria. Gabrielle lancia a Bohemer uno sguardo di avvertimento e poi dice con toni sommessi: credo che abbia a che fare con il precedente re, sua maestà spendeva molto per Madame de Pompadour e Madame du Barry. Quando Madame Adelaide e le altre due madame giunsero all'età del matrimonio, la famiglia reale non poteva più permettersi la dote. Ogni volta che compravi dei gioielli, lei diceva al re che stavi sprecando soldi. Ora capisco. La collana di Du Barry deve rappresentare dei ricordi dolorosi per Adelaide. Io sono diventata un comodo bersaglio su cui sfogarsi. Se fossi Maria potrei scrollarmi di dosso a questo incidente dopo essermi calmata, ma io non sono Maria. Se non faccio nulla a riguardo, le conseguenze potrebbero essere terribili. Non sarebbe in gioco solo la mia vita, ma anche la vita delle persone a cui tengo. Maria, cosa dovremmo fare? Dobbiamo dirlo al re. No, abbiamo fatto tutto quello che potevamo e la questione deve essere dimenticata. Tuttavia, dato che il re ha già mandato degli uomini per riabilitare il mio nome, penso che, le voci parlano di Bohemer, quindi dovrebbe essere la chiave per risolvere il problema. Bohemer, se le voci non si placcano e continuano a minare la fiducia del popolo e della famiglia reale, spero che voi possiate contribuire a ribaltare il mio nome. Certo, se questo è il vostro desiderio, vostra maestà sarà felice di aiutarvi. Vostra maestà, vi prego di accettare questo per scusarmi. Oh, regalo, bello, finalmente. Che bello, elegante, delicato, mi piace come abito, mi piace. Meglio di questo qua. Non voglio niente di lui, ma non voglio nemmeno che fraintenda, quindi dovrò accettare questo dono. Gabriele, andiamo. Va bene, Bohemer, ricordate le parole della regina. Non me l'aspettavo, ma almeno le cose non sono peggiorate, mentre mi giro per uscire dalla stanza di Bohemer. Oh, mi dispiace davvero, vostra maestà, madame. Grazie al cielo, la mia amica sta bene, guardate dove andate. Le mie scuse, dovrei stare più attenta. Ok, sono Jean de Valois. Mademoiselle, se siete nel bel mezzo di un giro di compere, sarei felice di aiutarvi. Conosco abbastanza bene i negozi qui intorno e vorrei essere la vostra guida. Per scusarmi di essermi scontrata, farò in modo di farvi avere ottimi acquisti qui. Il suo sguardo è fisso su di me, nonostante il suo sorriso amichevole, non posso far meno di sentire un brivido lungo la schiena. No, non c'è bisogno, grazie, sono un po' stanca, forse un altro giorno. Oh, siete già stanca? Va bene, ma vi prego, permettetevi di aiutarvi la prossima volta. Maria, sono contenta che tu non abbia detto di sì. Quella signora viene da una famiglia aristocratica, ma nessuno sa nulla di lei, se non che pare abbia fatto cose terribili in passato, è meglio non averci niente a che fare. Sono contentissima di essermi fidata del mio intuito, non posso permettermi di finire nei guai, è meglio stare attenti. Mentre sto per tornare in carrozza, una persona che non mi sarei mai aspettata di vedere appare alla porta della gioielleria. Vostra maestà? Sono così felice di vedervi qui e... Prete? Vostra maestà, saluti, spero che mi darete la possibilità di spiegarvi. Non ce n'è bisogno. Le parole mi escono dalla bocca, sono sbalordita dalla mia freddezza. Cosa c'è che non va in me? Oh, deve essere Maria che parla. La persona davanti a me non è altro che il cardinale Louis Rohan. Lui ultimamente sta cercando di mettersi in buona luce con Maria, così continua ad adularla. Ma in passato ha diffuso in pubblico voci sulla regina Teresa, quindi Maria lo odia. Vostra maestà, so che siete arrabbiata con me, ma in realtà è stato solo un malinteso. Per favore, datemi una possibilità. Ah.
Andiamo via senza dire una parola, rimproverarlo non serve a niente, insomma. Forse anche quello che si dice adesso non è corretto, ma se noi non ha mai fatto una cosa del genere, perché dovrebbe sforzarsi tanto? E probabilmente è qui perché sta pensando di comprare dei gioielli per riappacificarsi con me, non ho mai accettato nessuno dei suoi doni. Perché ha insultato mia madre? Se vuole assolutamente mettersi in buona luce con me, vorrei davvero poterlo sgridare di più, ma devo stare attenta alle mie azioni e fare del mio meglio non attirare l'attenzione. Proprio mentre mi chiedo cosa dire a Rohan, Gabrielle mi stringe dolcemente la manica, capisco il suo atteggiamento e le faccio un cenno con la testa. Coordinai, Rohan, la regina è un po' stanca, temo che dovrete continuare questa conversazione un altro giorno. Gabrielle, andiamo. Vostra maestà? Guardo Rohan contrariata e poi tiro Gabrielle verso la carrozza. Proprio mentre salgo in carrozza vedo quella strana donna, Jeanne de Valois, camminare verso di lui. Ho subito una brutta sensazione, ma non riesco a spiegarmi perché. Forse ultimamente sono successe troppe cose e sto diventando un po' paranoica. Decido di non pensarci, ondeggiare la carrozza, e l'ondeggiare della carrozza mi fa addormentare. Ok, abbiamo ottenuto un sacco di cose. Ci siamo fatti i nostri 3 capitoli, penso. Non lo so, a me... sta piacendo, a me sta piacendo tantissimo questo gioco, non me lo aspettavo, cioè io non riesco a smettere di dire che non me l'aspettavo, poi finalmente un gioco in italiano dove è davvero tutto in italiano, insomma sono davvero felicissimo, direi che per oggi possiamo concludere qui, insomma vediamo che cosa vuole la Fayette. Ok, va bene, comunque... Niente, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ciao a tutti!